Allora raga, qua ZV, bentornati sul mio canale. Come potete vedere non siamo nella nuova casa, ma siamo nella vecchia casa, perché sono venuto qua per fare dei video pazzeschi che vedrete sul canale a breve. Quindi iscrivetevi e cliccate la campanellina. E ragazzi, 10.000 mi piace e proveremo insieme a superare un record. Inoltre ragazzi, provate a indovinare di che squadra sia questa maglietta qua nei commenti. Comunque possiamo incominciare. Questi sono i record veramente impossibili da superare nella storia del calcio. Ad esempio, José Chilavert, penso Chilavert, non so come si pronunci, comunque un portiere che segnò una tripletta in una partita. Quindi ragazzi, cioè, da portiere già è difficile segnare una tripletta normalmente, figuratevi da portiere. John Samuelson ha fatto il gol di testa dalla distanza più diciamo importante nella storia del calcio. Lui ha fatto un gol di testa da 58,6 metri, cosa che ragazzi molti calciatori riescono addirittura a sbagliare sotto la porta, quindi capite anche qua la difficoltà. Questo qua invece è praticamente la tripletta più veloce nella storia del calcio. James Hayter, spero di averlo detto bene, che in 2 minuti e 20 secondi sigla una tripletta. Voi immaginatevi ad avere magari tipo l'over 2,5 e lo prendete subito tempo 2 minuti grazie alla tripletta di questo giocatore che impazzisce e decide di fare gol così. Poi comunque ragazzi, ci sarebbe anche il record di Lionel Messi, che tra l'altro ha fatto il compleanno da poco, tanti auguri Leo, che ha fatto, regà, 91 gol in un anno solare, nel 2012, cioè 91 gol in 365 giorni. E ovviamente tu non giochi sempre, capito? Cioè tu non puoi giocare 365 giorni, quindi cavolo, cioè quell'anno lì veramente Messi ha distrutto tutto quanto, ed è Messi proprio per questo motivo. Poi comunque l'Ado Den Hagen, o comunque l'FC Den Haag, che non so se sia l'Ado Den Hagen, spero di non aver fatto confusione, che in una sola partita ha subito 3 autogol. Quindi 3 giocatori del FC Den Haag, che non so benissimo se sia l'Ado Den Hagen, perché ho in mente quella squadra, però cioè ragazzi, porco due, ma come si fa a subire 3 autogol? Ma veramente, cioè, poco venduta questa partita. Io non ho altre cose da dire. Quello che abbiamo visto prima era il gol di testa dalla distanza più elevata. Questo qua è proprio fatto da più distante, senza appunto colpi di testa, come infatti abbiamo visto è stato fatto da un portiere che ha rinviato, e poi il pallone ovviamente ha preso dei rimbalzi stranissimi. Questo qui invece ragazzi è il gol più veloce della storia del calcio. Nawaf Al Abed riesce a segnare in 2 secondi. Cioè, vi ricordate PES 06, quando prendevi palla e c'era quel glitch che tiravi da centrocampo e facevi gol? Ecco, lui ha fatto la stessa identica cosa. E ragazzi, cioè, fare gol dopo 2 secondi è qualcosa di immaginabile. Poi da centrocampo, quindi ha fatto una combo pazzesca che lo ha fatto entrare in questo Guinness World Record del calcio. E un'altra domanda per voi: avete mai segnato da centrocampo? Parlando appunto di oratorio, che ne so, parlando di partite in strada con i vostri amici, al parco, basta che abbiate segnato da centrocampo. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Altro record veramente incredibile è quello di Robert Lewandowski, che riesce a segnare 5 gol in 9 minuti. Cioè praticamente quasi un gol ogni 2 minuti, qualcosa di veramente pazzesco. Che poi come li ha segnati questi gol, regà? Non è che fossero tipo tutti gol facili sotto la porta, no, sforbiciate, tiri al volo, qualcosa di pazzesco. Robert Lewandowski. E fatemi sapere magari secondo voi quale altro giocatore potrebbe superare questo record di 5 gol in 9 minuti. Altro Guinness World Record, che è quello che avete visto nella miniatura, è il maggior numero di palloni in un campo da calcio. Cioè ragazzi, praticamente è stato inondato un campo da calcio di palloni. Adesso il numero preciso non ve lo so dire, ma provate a immaginare appunto la grandezza di un campo da calcio e la grandezza di un pallone. Purtroppo veramente c'è, è questo un Guinness World Record talmente assurdo che dovrebbe esserci ovunque. Invece per trovare le immagini ci ho messo un'eternità, e ho provato veramente tipo mezz'ora, un'ora a cercare questo Guinness World Record per dirvi il numero esatto di palloni nel campo da calcio, e non l'ho trovato, ragazzi.
però il record c'è, perché c'erano anche altri video che comunque dimostravano di questo record. Quindi ragazzi, provate a immaginare anche voi il numero di palloni esatti nel campo da calcio, fate le dovute proporzioni e magari fatemelo sapere qua sotto in un commento oppure su Instagram. Infine ragazzi, ultimo record che vi voglio mostrare è l'urlo dei tifosi del Beşiktaş, che ha raggiunto i 141 decibel, qualcosa veramente di pazzesco. Immaginate essere lì dentro, magari nemmeno da giocatori del Beşiktaş, ma da giocatori comunque dell'altra squadra. Cioè, io personalmente mi spaventerei in una maniera assurda. E in questi casi si parla proprio del 12° uomo in campo, della super forza dei tifosi. Comunque vi voglio lasciare all'urlo dei tifosi del Beşiktaş. Quindi, per chi dovesse utilizzare le cuffiette, abbassate il volume tra 3, 2, 1. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qui, fatemi sapere la vostra su questi record impossibili da superare. Secondo voi quale di questi record verrà superato? E nel caso fatemi sapere pure secondo voi da chi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e ragazzi, in questi giorni uscirà un video al campetto pazzesco con degli ospiti incredibili, c'è uno youtuber da più di 1 milione di iscritti. Ho fatto un po' di spoiler su Instagram, quindi andate a seguirmi sul mio Instagram, ve lo lascio qui da qualche parte, zv.jackson. E vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale cliccando la campanellina. Comunque la risposta alla domanda sulla maglia era il Messina. Questa qua è la maglietta del Messina, mio paese di origine. Da ZV è tutto, ciao ragazzi, un bacione.